Ok, ci siamo. Ok, buonasera a tutti, io mi presento, non vi conosco tutti, vi conosco parecchi, ma non vi conosco tutti. Io sono Alessandro, faccio parte del gruppo di Rovigo e lavoro nell'ambito industriale come web developer. Io volevo parlarvi questa sera di un argomento che chiaramente mi tocca da vicino ed è molto interessante, è quello del development. Di applicativi web pensati però per un ambiente IoT. Sono partito come un pompiere nello scrivere tutti quanti i punti, poi sviluppandomi mi sono accorto che effettivamente l'argomento è abbastanza complesso e richiederebbe più serate. Infatti questa qui, se poi è interessante, si può sviluppare anche con l'altro. Io cercherò di toccare un po' tutti quelli che sono i vari punti di interesse dell'IoT in maniera tale da darvi un'idea d'insieme o anche un esempietto potrebbe tornare simpatico da vedere insieme. Tutto quello che faremo questa sera registrato finirà sul canale YouTube del GRUSP, che poi per il quale poi se vi sottoscrivete verrete notificati. E sorgenti e slide le fornirò successivamente con un post su rovigogroups.org, dove vi fornirò tutto quanto. Allora, inizio col parlarvi di che differenza c'è tra l'IoT e l'IIoT. Tranquilli, inizialmente pensavo anch'io che fosse un errore di digitazione la doppia I, in realtà la doppia I sta per industriale. L'IoT, diciamo quello consumer, se vogliamo dire, è un termine più ampio, cioè un termine con il quale si vanno a descrivere dispositivi che sono collegati a internet e che non hanno una grande intelligenza, sensori e cose di questo genere, ma anche sistemi anche più complessi, mentre l'IoT industriale è un ambiente un pochino più complicato. Perché ve lo dico? Aspetta un secondo, chiudo la porta. Eccomi qua, scusate. È un ambiente un pochino più ostico perché ovviamente un dispositivo industriale ha bisogno di più accortezze, ha bisogno di più accortezze perché essendo collegato a dei dispositivi che producono beni o possono essere in contatto con sostanze pericolose o con apparecchiature in movimento, è necessario che ci siano sicurezze in più su pacchetti che vanno, pacchetti che arrivano, comandi e cose di questo genere. È piuttosto importante quindi che questi dispositivi siano più robusti da questo punto di vista. Oltre al fatto che un dispositivo di IoT industriale è anche soggetto a una normativa diversa, per esempio normativa incendio, scoppio in zone pericolose, pensiamo per esempio a una centrale di distribuzione del gas. E ci sono delle normative ATEX apposta per questo, per la certificazione di questo tipo di dispositivi, oppure anche solamente i range di temperatura di funzionamento che sono molto diversi da un dispositivo che può stare in casa. Di solito sono meno 40-80 gradi, i range di funzionamento sono piuttosto ampi. Cominciamo a parlare di terminologie e problematiche. Io adesso qua ho fatto un piccolo cappello, okay, a quello che è, scusate, qua, ecco qua devo andare sotto. Ho fatto un piccolo cappello a quello che è l'ambiente IoT in generale. Cercherò di spostarlo più in ambiente, diciamo, domotico, in maniera che sia un pochino più familiare, però diciamo che i concetti sono quelli. Io qua, se qualcuno ha bazzicato l'ambiente, sappia che ho semplificato parecchio alcuni termini, però il senso generale rimane. Di che elementi è costituito l'IoT? Di solito l'IoT è costituito da tre elementi, a mio modo di vedere. Abbiamo un elemento che è il campo, cioè il campo è il posto in cui io effettuo le misurazioni o applico dei controlli, cioè accendo, spengo dei dispositivi, illuminazione o una caldaia o quant'altro. Una parte di comunicazione, okay, che qua vi ho indicato come una freccia, e una parte di controllo e acquisizione. La parte di controllo e acquisizione, ma possiamo anche pensare a un ULO, ma
la parte del controllo acquisizionale è il mio telefono, o la voce nel caso di un Google Home o comunque dispositivi hub per la casa. La parte di comunicazione è basata su internet, poi ovviamente è composta di più passaggi perché avete una parte in cui passa per diversi mezzi, passa per mezzi radio, passa per mezzi, sapete che la rete internet è distribuita su vari mezzi pur utilizzando un protocollo TCP/IP di base. Quindi, che cosa posso fare nel mio campo, cioè nel posto in cui io voglio andare a creare il mio controllo? Posso avere dell'IO digitale, posso avere dei variatori, controlli di temperatura, umidità, tensioni, correnti, luminosità, livelli di liquidi, flussi, varie tipologie. E per ognuna di queste ci possono essere N.000 sensori, che possono essere collegati. Che tipo di soggetti posso avere in campo? Come dicevo prima, che tipo di sorgenti dato e vengono chiamati sorgenti dati o sensori o attuatori quando vanno a eseguire un'azione sul campo? Quando vi parlo di campo, vi parlo di parlo del posto in cui è installato il vostro impianto. Per impianto intendo anche un banale interruttore, un relè, un sensore di temperatura e umidità, un sensore di flusso per la caldaia per sapere quanto gas state consumando. Questo è il campo è il vostro impianto sostanzialmente. Voi potete prelevare dati e, da sensori, come vi dicevo, di varia natura, effettuare delle attuazioni sull'impianto, cioè andare a chiudere un circuito, variare una tensione, variare una corrente. Potete avere dei convertitori perché potete avere che sul vostro impianto avete non lo so, dispositivi che comunicano con metodologie diverse o comunque hanno bisogno di convertire grandezze diverse. Per esempio potreste avere un sensore che viene pilotato in correnti, avete bisogno che sia in tensione perché chi lo legge in tensione e così via. Ci possono essere dei gateway di varia natura, cioè dei gateway che fanno da ponte tra reti diverse. Io vi parlo di rete, a volte i segnali possono passare anche per rete Ethernet o reti Ethernet dedicate, ma più specificatamente spesso questo passa per un bus di campo che viene chiamato, in cui potrebbe essere una seriale o altre cose di questo genere. Potete avere dispositivi di tipo Edge, cioè sono dispositivi più, come dire, più evoluti, che servono per fare da ponte, li trovate più spesso in è presente un controllo, ok, per poter comunque eseguire la lavorazione e riprendere successivamente, magari fare caching dei dati che vengono raccolti e spararli su quando è il momento. E poi ci sono gli HMI. HMI sta per Human Machine Interface, e non sono altro che, non so, pannelli operatore. Diciamo che è un termine molto ampio, volendo estremizzarlo anche un interruttore o un HMI, nel senso che è un dispositivo che vi dà la possibilità di comunicare con la macchina. Spesso volentieri gli HMI sono display per la maggior parte. Quello che vi dicevo prima, come si comunica in campo? In campo possono esserci varie maniere di comunicare con i sensori. Ci possono essere il classico Wi-Fi o un sistema radio, tipo, non lo so, un 866 MHz, è un sistema abbastanza adottato, come 464, se non ricordo male come frequenza. Possono comunicare con la Ethernet, possono comunicare per la seriale. I sistemi IoT spesso e volentieri in campo comunicano spessissimo con le seriali, soprattutto in quelli industriali, perché sono mezzi piuttosto affidabili e sono mezzi anche piuttosto economici. Perché, per esempio, adesso menziono la 485, la 485 è possibile far comunicare il bus con solo due fili, perché la 485 è un segnale differenziale. Essendo un segnale differenziale è molto, molto immune, molto, molto, è parecchio immune al rumore, quindi anche in un ambiente disturbato in cui ci sono sbalzi di corrente, sbalzi di frequenze, è possibile comunque estrarre un segnale pulito. Oppure possono esserci le onde convogliate. Io non so se voi avete presente le prese di corrente, le prese per esempio della Blink
dove mettete una Ethernet attaccata alla corrente da una parte e una Ethernet dall'altra, quelle funzionano alle convogliate. Il sistema modula il segnale Ethernet all'interno dell'impianto elettrico e questo viene riconvertito dall'altra parte. Poi, ecco, un'altra cosa interessante dei sistemi del campo IoT, che potete pensare al campo sia come un impianto, lo potete pensare anche come una serie di impianti, pensate a un impianto industriale molto grande che ha aree da coprire importanti, oppure potrebbero essere anche aree geografiche. Pensate, esistono sistemi di monitoraggio, per esempio dei sottopassi per gli allagamenti, quelli sono sistemi distribuiti, è un sistema che il monitoraggio lo vede come unico, ma è distribuito geograficamente, quindi ha anche bisogno di tecnologie particolari per la comunicazione. Adesso si sta parlando tanto di 5G, che è una tecnologia emergente che sembra che permetterà di comunicare a basso costo anche sulla rete classica. Attualmente sul mercato esistono delle varianti dell'LTE, vengono LTE Narrow Band, cioè banda stretta con basso scambio di dati, oppure altri protocolli tipo LoRa o Sigfox. LoRa e Sigfox non si basano sulla rete GSM, ma hanno delle reti dedicate che consentono trasmissioni di diversi chilometri, hanno dei ripetitori geografici. Tra l'altro, se andate sul sito della Sigfox vedete anche la mappa di come sono distribuiti i ripetitori e di quanta copertura avete, e sono sistemi che vi consentono di comunicare a lungo raggio, magari mettendo un piccolo sensore, non lo so, in una pompa a immersione. Questo sensore è in grado di comunicare con la centrale che sta a chilometri, poi un convertitore prende quel segnale e lo ribalta su internet, dove via API riuscite a estrarre i dati. Sono sistemi pensati per il basso consumo, quindi se prendete il sensore, attaccate la batteria, e la batteria deve durare minimo 6 mesi, un anno, se non di più. Quindi sono sistemi che trasmettono anche pochissimi dati e molto compatti, e solamente in delta, cioè solamente in variazione, in maniera tale da doversi accendere il meno possibile e dover essere utilizzati il meno possibile. Questo vi dà la possibilità anche di avere un interlocutore che è Sigfox, che vi fa un prezzo calmierato rispetto ad avere una SIM dati. Poi tenete conto che anche un modem, il modem ha un grosso problema, che è un problema di tipo energetico, cioè quando lui si accende e comincia a trasmettere, questa operazione verso il ripetitore è molto dispendiosa in termini energetici. Quindi ci sono questi tipi di protocolli che invece sono meno dispendiosi e quindi consentono di mantenere le batterie più a lungo e cariche più a lungo. La comunicazione. Allora, la comunicazione invece, ormai lo sapete tutti quanti, a parte le reti geografiche di cui vi ho parlato prima, il mezzo con cui passa tutto ormai è internet. Okay? È una cosa che vedremo anche tra poco in un esempio pratico, che vi faccio vedere con un classicissimo Raspberry. E poi ci sono vari protocolli con i quali si può comunicare attraverso internet. Allora, il protocollo di cui parleremo stasera è MQTT, non ve lo menziono più di tanto, dopo lo vedremo approfonditamente, lo vedremo anche in azione. Poi ci sono protocolli a coda come la MPQ, protocolli più particolareggiati come il CoAP, che però sono, sia MPQ che CoAP sono protocolli un po' particolari e stanno un po' perdendo di mercato, appunto a favore di protocolli stream un pochino più anche semplici da diversi punti di vista. Dopo c'è il classico HTTP, e l'HTTP può sembrare una scelta non bella per molti casi, effettivamente non lo è, però in sistemi in cui avete, non so, calcolo di energie passanti su un impianto energetico, come un impianto di produzione o cose di questo tipo che hanno a che fare con i kilowattora, può anche essere interessante fare un caricamento dei dati via HTTP la sera, dove non avete bisogno in tempo reale di avere il dato. Ecco, una cosa molto interessante per chi non è del settore: ricordatevi che il tempo reale ha varie sfumature. Quando si parla di tempo reale, hard real time, cioè tempo reale
con intervalli molto ristretti, si parla di macchine che devono rispondere nel giro di millisecondo o nanosecondi. Perché vi dico questo? Perché se pensate a una macchina operatrice che sta impacchettando materiale, che si muove a velocità veramente elevate, se un braccio arriva a fine corsa e non lo fermate, avete un millisecondo per dirgli di fermarsi, quello va contro fine corsa e spacca tutto. Quindi ci sono protocolli e protocolli, ci sono protocolli che sono fatti apposta per questo tipo di applicazioni che sono dette movimentazione assi e protocolli invece che sono real time, perché per un essere umano se io ricevo il dato dopo mezzo secondo sono contento, lo vedo, per me è tempo reale, ma quello non è tempo reale, ma non è tempo reale hard real time, che invece può essere necessario per un controllo di questo tipo, o anche banalmente possiamo pensare al controllo di tempo reale estremo come quello che può essere una vettura alla guida autonoma, quella a nanosecondi per rispondere a uno stimolo esterno. Un altro protocollo interessante invece per stream di dati che possono essere persi, e adesso vi spiego perché, è l'UDP. Ci sono alcuni casi in cui, per esempio, non so, parliamo di monitoraggio di flotte di macchine, come può essere adesso molto, se voi guardate le macchine di ultima generazione, hanno una eSIM installata a bordo. Queste eSIM sono in comunicazione continua con la casa madre, passano una serie di dati, ma possono tranquillamente mandarli via in UDP, perché come una comunicazione voice over IP, VoIP o altro tipo di stream come anche quello video, se perdete il fotogramma precedente, se per avete tempo zero, avete il fotogramma di adesso, ma avete perso qualche fotogramma prima, non cambia niente per voi, perché a voi è importante avere il dato in quel momento, no? E UDP può essere interessante perché è un protocollo senza stream e quindi senza controllo, il sistema può mandarli via, poi quelli che arrivano arrivano, quelli che non arrivano se ne perde X, non è così importante. Per dare, e poi questo comprime anche la quantità di dato che può essere necessario. Soprattutto nei sistemi GPS viene utilizzati perché ovviamente se io sto tracciando un dispositivo, se ogni chilometro mi deve dare 10 campioni e me ne perde 2, non è una tragedia, ecco, anche perché un veicolo non fa zigzag e quindi è anche possibile calmierare con dei filtri questo tipo di comportamento. Parliamo della parte di controllo, cioè quello che arriva in mano a voi e che voi avete in mano per poter controllare il vostro dispositivo a distanza. Adesso i compiti che ha un sistema di controllo, che è classica persona, adesso dal punto di vista industriale ovviamente, che è piena di pannelli e monitora costantemente cosa sta succedendo, per esempio un impianto di illuminazione pubblico, è acquisizione e controllo. Controllo perché io posso verificare lo stato e posso effettuare degli azionamenti su quel sistema, su quel campo. Ma anche acquisizione, perché ho bisogno di storicizzare, ho bisogno di sapere se è successo un incidente o qualsiasi altra cosa, che cosa è successo e quando è successo. Tecnologie che sono su questa, che sono utilizzabili dal lato controllo, di solito sono di tre tipi. Uno SCADA, cioè lo SCADA è un grosso software che è una specie di grosso SDK che in maniera visuale vi dà la possibilità di mettere dei piccoli controlli, di creare delle pagine, ok? Una specie di compositore, e ogni elemento può essere collegato a un sensore in maniera tale da renderlo visualizzabile e anche intelligibile dal punto di vista umano. Ci sono delle tecnologie basate su cloud, come Amazon IoT Core, per esempio, di cui magari dopo facciamo un piccolo excursus, che è una tecnologia piuttosto interessante, oppure soluzioni custom. All'interno delle soluzioni custom ci sono quelle che vi faccio vedere questa sera, più una serie di altre. Questa sera che cosa vi faccio vedere? Facciamo un esempio, ok? Un esempio, scusate, non l'ho saltata, sì. Vi faccio vedere un esempio pratico, ok? Io qua sulla mia scrivania, dopo che lo sollevo cercando di non sganciarlo, ho questo piccolo kit che potete anche portarvi, potete anche provare anche voi a casa, ed è il motivo per il quale vi darò i sorgenti e vi darò la possibilità di vederlo, una cosa piuttosto facile, è un controllo di temperatura. Voglio sapere la temperatura umidità che ci sono in una casa.
Io volevo fare solo temperatura, in realtà il sensore è anche l'umidità e quindi vi propongo anche l'umidità. A casa mia ho questo dispositivo, misuro la temperatura, pubblico i dati verso qualcosa che poi me li va a impacchettare, me li fa visualizzare e poi posso vedermeli in remoto, ovviamente. Come è implementato questo sistema? Questo sistema è implementato in maniera abbastanza semplice. Cioè, io ho un Raspberry qui sulla scrivania, ho questo qui, questo che voi vedete è un sensore umidità e temperatura. È collegato sul pettine del Raspberry, ok? Su questo pettine sono collegati tre fili che sono positivo, negativo e il bus di comunicazione. Il bus di comunicazione che utilizza questo micro dispositivino si chiama OneWire, è una tecnologia molto semplice di trasmissione dei dati. Il dispositivo è anche abbastanza preciso perché ha una precisione di più o meno 0,5 gradi, quindi dovrebbe essere sotto il 5% di errore, ed è collegato a questo Raspberry. Su questo Raspberry c'è una Raspbian in cui ho Node.js, e con Node.js adesso noi ci scriviamo un programmino per caricare i dati. Okay? Lo scriviamo ovviamente cercando prima di capire con quale mezzo andiamo a trasmetterlo. Il mezzo è internet e il protocollo è MQTT. E adesso andiamo a vederlo. Quindi riassumendo, abbiamo gli HT22, si chiama, questo tipo di sensore. È un sensore molto economico, lo trovate anche su Amazon, credo a qualche euro. Credo che costi di più i fili che il sensore. E poi abbiamo un server Docker. A cosa ci servirà il server Docker? Sul server Docker io vado a installare la parte server col quale fruiremo dei dati, ma vediamo tutto quanto a suo tempo. Adesso vi parlo del canale di trasmissione, vi parlo di MQTT. Adesso non so se sia il caso di farvi vedere l'esempio subito e farvelo vedere a pezzettini. Innanzitutto, quello che vi dicevo prima, MQTT è un protocollo in rapidissima ascesa. Se guardate negli ultimi anni quanto è cresciuto rispetto a altri protocolli, anche come interesse, anche solamente su internet, vedete che c'è un'enorme crescita di questo protocollo. Questa sera noi vedremo velocemente la sua versione più semplificata, che è la versione che è stata pubblicata 4-5 anni fa, che è la versione 3.1.1. Ne è venuta fuori da poco tempo a questa parte una versione 5.1, ma è abbastanza poco diffusa e ha aggiunto alcune caratteristiche, è parzialmente retrocompatibile o molto compatibile, quindi i principi però sono rimasti gli stessi. Allora, MQTT perché ha avuto tutto questo successo? Ha avuto questo successo perché è un protocollo estremamente semplice, quindi ha tutto quello che può servire per una trasmissione del dato, quindi avere un quality of service, essere leggero, essere efficiente, supporta vari tipi di payload che vediamo, ma soprattutto ha un'architettura che è a sottoscrizione e a pubblicazione. Che cosa vuol dire? Che è un sistema ad eventi. Essendo un sistema ad eventi si sposa benissimo con tutte le tecnologie emergenti che conosciamo, Node.js, sia lato server che lato client, ed è estremamente reattivo. Come funziona internamente? Internamente voi avete tre entità in gioco, come vedete nella figura. Avete qualcuno che pubblica il dato, okay? Questo dato viene pubblicato su un canale, in questo canale ci può essere un sottoscrittore che vuole visualizzare il dato, e in mezzo c'è un'entità server che viene chiamato broker. Okay? Su che cosa è che pubblica MQTT? Pubblica su un'entità chiamata topic. Questo topic non è altro che un canale con un nome, al quale io posso chiamarlo come voglio, ci sono solamente dei caratteri che sono caratteri speciali quali vanno utilizzati, e che assomiglia moltissimo a una cartella di Linux. Okay? Io voglio pubblicare in / sensori / casa / camera da letto, okay? E questo è il mio topic. Chiunque si colleghi a quel topic può vedere il dato che arriva, okay? Quindi come se qualcuno ha dimestichezza con gli event emitter di Angular, per esempio, o di JavaScript in generale. Io mi sottoscrivo a questo canale e ogni volta che c'è un dato nuovo mi viene notificato con un messaggio.
Differentemente da un sistema a coda, non ho un solo sottoscrittore a questo canale, ne posso avere N, quindi ci possono essere N.000 persone che ascoltano e vedono quel dato. Il dato arriva al broker e viene sparso per tutti quelli che si sono manifestati come interessati a leggere quel dato. Ok? Come vedete, io ho fatto un collegamento da sinistra verso destra, è anche vero che può essere anche il contrario, cioè io posso anche girare questa cosa e avere che chi pubblica, innanzitutto può pubblicare n.000 topic di dati, ma può anche sottoscriverne altrettanti, quindi potrebbe anche ricevere dati da questo sottoscrittore. Ok? L'MQTT, come vi dicevo, ha un'implementazione estremamente semplice perché è basata su entità. Ha un quality of service, cioè ha la possibilità di dire quanto è importante il dato e quanto è importante che chi riceve il dato lo riceva veramente. È molto leggero ed efficiente perché è anche robusto, di default ha l'autocollegamento e una serie di meccanismi che lo rendono robusto ed è agnostico al payload. Agnostico al payload significa che all'interno del topic lui non guarda, per lui è uno stream di byte, cioè un insieme di byte, e lui quello che gli arriva pubblica, non ci guarda dentro e non sa cosa ci sia. Questo vuol dire che può essere una stringa, può essere un numero, può essere un binario e può essere un JSON. Nel nostro caso sarà un JSON perché è estremamente più comodo. Come vi dicevo, l'MQTT ha un quality of service che dopo vediamo un po' sul codice. Ne ha di tre tipi, quello base, lui spedisce ma non controlla che sia arrivato. L'uno è la modalità affidabile, è di solito quella che viene utilizzata di più. Cioè io mando il dato e mi viene dato un hack di ricezione. Ok? Quello 2 invece è quello diciamo più integralista, nel senso che viene mandato il messaggio, viene ricevuto un messaggio che io ho mandato il messaggio e poi a mia volta confermo che è stato letto da me. La ricezione, quindi ha una serie di hack, genera molto traffico, quindi non viene utilizzato molto spesso. Come viene pubblicato il sottoscritto un topic in MQTT? Adesso noi qua stiamo vedendo una libreria che è la MQTT.js, che è una libreria JavaScript, molto mantenuta e molto, molto attiva, su un ambiente Node.js. Vedete? Qui vado a definire la mia libreria e poi vado a connettermi. Okay? Questo è un endpoint che di solito si mette, che non è altro che il test di Moschitto, che è un broker abbastanza famoso. Poi vediamo anche quello. E qua, molto semplicemente, vado a mio client, pubblica l'OMQTT su questo che è il canale, questo è il topic. Io adesso dico presence, lo chiamo presence, ma potrebbe essere slash casa, slash quello che voglio, slash presence, quindi posso anche dargli un nome molto più complicato e qua gli do un quality of service. Okay? Dall'altra parte, in maniera sempre simmetricamente molto semplice, vado a sottoscrivermi al presence di prima e poi il client mi notificherà l'arrivo di messaggi. Okay? Quindi vedete che con JavaScript si sposa alla perfezione. Ah, un altro concetto molto interessante di MQTT è la retention, cioè vuol dire che allora, se io sono un client e sono sottoscritto a un canale, questo canale, finché sono sottoscritto, io ricevo i dati. Però se io mi collego e nessuno sta trasmettendo, io il dato non lo riceverò mai, non riceverò nulla. Se invece io pubblico con il retain a true, ok, cosa significa? Significa che in quel canale chiunque si sottoscriva riceverà l'ultimo pacchetto che è arrivato. Quindi se io sono un client, pubblico su Presence un certo dato, status online per esempio, e poi mi disconnetto, ho un valore, online forse non è proprio l'esempio migliore, a quel punto chi si sottoscrive, anche se io non sono più online e anche se io non sto trasmettendo, riceve l'ultimo dato. Questo è un aspetto della persistenza molto importante di MQTT perché mi dà la possibilità di avere un punto di partenza anche dal dato, nonostante dall'altro alla partenza, scusate, alla mia partenza non fosse presente. Un'altra caratteristica interessante è che io sono in grado di sapere se, ovviamente se l'altro mi consente di saperlo, se di cambiare lo stato
o effettuare una pubblicazione quando la mia connessione muore. Cosa significa? Significa che io ho perso connettività, non per mio volere ovviamente, e vorrei che un certo topic che mi interessa venga popolato con una serie di dati. Di solito questo topic viene utilizzato per segnalare che il dispositivo è andato offline, cioè quando è andato offline il broker è stato impostato affinché, sentendo che il client non c'è più, manda lui un messaggio, okay? In maniera tale che chi è collegato possa vedere che effettivamente all'altra parte non c'è più nessuno che ascolta, scusi, che trasmette. Questa cosa si fa sempre con un client, qui lo state vedendo sempre con la libreria MQTT.js, però è un elemento del protocollo standard, quindi non c'è nessuna personalizzazione in questo. Vedete, gli dico che con QNS1 su status, quando mi disconnetto, deve essere scritto offline. Okay? Quindi che cosa potrei fare? Un meccanismo potrebbe essere che io all'atto del collegamento metto online su status e quando perderò la connessione su status verrà fuori offline. Lo vedremo operativo dopo ed è piuttosto carino vederlo funzionare perché è anche semplice ma contemporaneamente molto efficiente. Insieme a questo, per identificare il collegamento sono molto importanti altri due elementi nel QTT. Il primo elemento è l'ID, ok? Quindi il mio ID del client è un alfanumerico. E poi la sessione. Cosa serve la sessione? La sessione serve per dire al broker che io non ho intenzione di mantenere una sessione attiva, quindi se perdo la connettività, vengono effettuate delle trasmissioni e io me le perdo, mi verranno reinviate. Ok? Anche questo è piuttosto importante. Adesso chiudo e vi faccio vedere un paio di cosette interessanti. Allora, cominciamo con una prima parte che è quella parte di Docker, ok? Allora, faccio clear così, è tutto quanto più semplice. Adesso io ho un server Docker. Su questo server Docker, okay, sta girando un broker. Che broker vi faccio vedere questa sera? Il broker più semplice che c'è, però è completo, nel senso che è un broker molto famoso, usato singolarmente, anche molto efficiente e molto veloce, scritto in C++, ed è Mosquito, okay? Programmato da Eclipse, fa parte del consorzio Eclipse. Vi faccio vedere il file di configurazione anche, molto completo anche, ha la possibilità di pubblicare i dati, ricevere e pubblicare molto rapidamente, ha un throughput molto molto alto, supporta svariati tipi di autenticazione. Questa sera noi utilizzeremo un'autenticazione utente password, abbiamo creato un utente molto semplice che si chiama Rovigo e proviamo intanto a collegarci al nostro Raspberry e a provare a fare un piccolo programmino. Allora, mi collego a questo, non è questo, è questo qui. Ok. Bene, allora io ho creato un invio di dati, va bene? Sono su Raspberry in questo momento. Questo che vedete è un Visual Studio Code collegato con il Raspberry che ho sulla scrivania. E questo Raspberry, con questo Raspberry noi vogliamo andare a inviare i dati verso questo broker. Okay? Allora, prima di tutto devo andare a crearmi, a mettermi su, cioè a caricarmi la libreria di MQTT. E così ce l'ho caricata. Ora, se vi ricordate lo schema di prima, io ho la necessità anche di leggere i dati dal sensore. Per leggere i dati dal sensore c'è un pacchetto fatto apposta che si chiama node.dhtSensor. Okay? Questo node.dhtSensor è fatto apposta per leggere direttamente dal pettine del Raspberry. Ora qua vi sollevo un Raspberry, ve lo faccio vedere da qua, non so se lo vedete. Ok, lo vedete qua. Il pettine è questo qua, quello dove vado a collegare il sensore di temperatura. Bene, allora io voglio cominciare a fare il mio primo collegamento, ok? Allora la prima cosa che devo andare a fare nel collegamento è questo qua. Adesso io ho preparato ovviamente il mio
sorgente, l'ho precedentemente preparato, perché così andiamo anche via un pochino più spediti. E come vi dicevo prima, ho una serie di opzioni in cui gli vado a dire, gli vado a dire connettiti a questo che è il mio server, con questo utente e questa password, mi chiamo sensore01, e quando mi disconnetto sul topic status vai a scrivermi offline. Status offline è di tipo retain, quindi chi ci si sottoscrive lo rivedrà, e con tipo di invio 1, come in realtà che sia anche che sia come si dice affidabile, ok? A questo punto, una volta che lui ha fatto il connect, il client è operativo, va bene? Adesso io qua posso andare una procedura. Che cosa mi servirà questa procedura? Questa procedura mi servirà per andare il client ha una on su vari tipi di eventi. Lo vedete se volete vedere sulla libreria MQTT.js, vedete quanto è la descrizione. Io adesso sulla on connect, vuol dire che la connessione è andata a buon fine, vado a effettuare delle operazioni. La prima operazione che vado a effettuare è dirgli per esempio console.log connected, ok? Quindi lui mi scriverà che è connesso, e a questo punto gli posso dire che vado a effettuare una pubblicazione su status. Perché faccio questo? Faccio questo perché nel momento in cui status diventa operativo, ok, vado a pubblicare e dirgli guardate che io sono online. Quando mi discontenterò, diventerò offline. Adesso andiamo a provarlo, intanto così, in maniera semplice. Qui io ho ecco una cosa qua che mi sono dimenticato, eccolo qua. Entriamo, mi metto qua dentro, ok? Mi metto qua dentro e dovrei avere un moschetto che è collegato da qui. Ok, bene, allora mi collego qua, qui c'era la demo che stava andando, se noi andiamo a guardare ho il mio send data, adesso scrivo node e send data. Ci mette un po' perché è un Raspberry Pi 1, è vecchiotto, ok? Vedete, è connected. Adesso se io vado a vedere ok, vedete, status mi ha detto è online, ok? Se io qua lo chiudo inavvertitamente, qua mi scrive offline. Se lo faccio ripartire, da qua è online. Quindi con questo piccolo flaggino io su un'applicazione posso sapere se il mio sensore è attivo o non è attivo. Ok? A questo punto, sempre nel mio esempio di prima, qua posso andare a fare una serie di letture. Che letture posso andare a fare? Posso andare a farmi un set interval. Ok? Quindi qua comincia effettivamente a vedersi qualcosa. Cioè qua facciamo un secondo per renderlo un pochino più veloce, giusto per la demo, andiamo a leggere il dato che mi interessa. Allora, qui vado a utilizzare la mia libreria, cioè vado a utilizzare la libreria che c'è qua sopra il sensore degli HT di tipo 22, su P4, se non ricordo male la nomenclatura, va a leggere dati di umidità e temperatura. Se non ci sono errori, ok? Se non ci sono errori, vado ad effettuare l'operazione di invio, ok? Allora, innanzitutto me lo vado a stampare, ok? Cioè, umidità e temperatura hanno un certo valore, gradi centigradi e umidità. Dopodiché vado a pubblicarlo, va bene? Quindi vado a prendere data, dopodiché all'interno di data metto timestamp, che non si sa mai che mi possa servire, la temperatura e l'umidità con US1 e retain, ok? Lo salvo, mi torno adesso sul mio esempio di prima e lo facciamo, torno qua
Lo fermo e lo faccio ripartire. A questo punto lui dovrebbe cominciare a caricarmi i dati che abbiamo visto prima. Okay? Vedete? Comincia a caricare 27 gradi centigradi con una valanga di decimali e un'umidità. Attenzione a una cosa, è la cosa che io volevo farvi notare prima del retain, qua lo fermo un attimo, allora io qua fermo. Questo MQTT sub che vi ho fatto vedere è un micro client che è integrato in Mosquito, serve per sottoscriversi e ricevere i messaggi giusto per vedere se funziona, no? Quindi dico collegati a localhost su porta 1183 che è la porta standard di MQTT, collegati a cancelletto, adesso vi spiego cosa è cancelletto, utente password, se vedete, guardate, il dispositivo è offline, ok? Non sta trasmettendo, però contemporaneamente io da questi due, dai topic che mi arrivano, ho i dati lo stesso, cioè l'ultimo dato che mi sta arrivando. Cioè qua lo ricollego, qua parte e comincia a caricarlo, ogni secondo mi carica un dato, ok? Adesso è ogni secondo, però a noi non interessa ottimizzare la connettività, quindi per come esempio può anche andare bene. Quello che vi volevo far notare anche sul sorgente, adesso possiamo guardarlo anche da qua, come vi dicevo prima, io adesso qua ho chiamato data, devo chiamarlo slash casa, slash sensori, slash studio, slash. Questo può essere un topic, ok? Quando io vado a sottoscrivermi a un topic con un subscribe, come vi ho fatto vedere nelle slide, ok? Status, aspettate che vi faccio vedere una sottoscrizione, che è un subscribe, tipo questa qua che vedete. Ma è sottoscritto a status, però potrebbe esserci slash casa, slash quello che è. Posso sottoscrivermi anche a più tipi di messaggi. Cioè, se io da qua, adesso per esempio faccio questo, qua potevo, dopo che ho pubblicato, potevo sottoscrivermi, ok, a slash casa, slash sensori, se ho scritto slash studio, ok? Ma facciamo finta che io voglia ricevere tutto quello che c'è dentro studio, cioè non solo, cioè magari ho camera da letto, cucina, bagno e così via, ma voglio riceverli tutti e voglio fare una sottoscrizione sola, posso fare così. Cosa significa questo? Ci sono delle wildcard, delle specie di wildcard, che dicono da qui in poi, ok? Da qui in poi, tutto quello che c'è sotto, passami tutto, ok? Con una specie di, sì, esattamente una wildcard, cioè io mi vado a sottoscrivere su questo canale e tutti i messaggi che arriveranno su questo canale mi arriveranno e mi arriveranno anche tutti quanti, quindi se c'è un casa slash sensori slash studio mi arriva, ok? Se c'è uno slash casa slash sensori slash cucina mi arriva, però slash casa slash invece che sensori lo chiamiamo illuminazione, questo no, questo non arriva, ok? Perché io mi sono sottoscritto da qua in poi, ok? Questo è importante perché vi dà molta flessibilità nell'andare a sottoscrivermi i topic. Adesso vedete che in qualche minuto ho il mio dispositivo che sta caricando come un disperato verso il mio serverino. Questo qui è un serverino che io ho ospitato, potete farvene uno su DigitalOcean, io qua in questo caso ce l'ho su Scaleway ed è una macchina Docker che ho utilizzato Docker prettamente per semplicità. In realtà Mosquito potrebbe essere installato in qualsiasi macchina in maniera anche molto molto semplice. Adesso andiamo a fare un'altra operazione. Qua posso uscire dalla macchina, qua devo avviare l'altra macchina, che è questa qua, che è la Node-RED. Okay? Adesso io voglio andare, questi dati sono presenti, come avete potuto vedere, sul mio broker MQTT, voglio andare a visualizzarmi in qualche maniera. Ora, ci sono tanti strumenti per poter vedere i dati. Io adesso ne ho selezionato uno, che è uno di quelli più ludici.
ma è ludico fino, attenzione che è ludico fino a un certo punto, nel senso che lo strumento che vi sto facendo vedere è uno strumento che viene utilizzato anche industrialmente, cioè è nato come progetto, se non ricordo male, da un tecnico dell'IBM, e poi è cresciuto, ok? È cresciuto molto, adesso questo strumento è di default su molte installazioni e anche dispositivi industriali molto complicati, anche molto evoluti. Quindi Docker start. Ok. Che cos'è questo dispositivino? Adesso mi date un secondo che vi tolgo questo e vediamo. Ta, ta, ta. È qua, non è qua. Non è qua, è qua. Ok, si chiama Node-RED. Molti di voi probabilmente l'hanno già sentito, ok, mi ricollego. È un piccolo workspace. Che cosa serve Node-RED? Node-RED è molto simpatico perché, adesso scusate, io qua cancello, e mi dà la possibilità di andare a crearmi una specie di piccoli flussi if then else, se volete. In realtà può farli di molto più complicati, di molto più complessi. E posso andare a prendermi dei dati d'ingresso, elaborarli e fare delle operazioni. Per esempio, siccome noi adesso abbiamo, vi faccio vedere, il nostro MQTT, ok? Lui è un blocchetto. Attenzione che qua ho una paletta, questa paletta è piena di elementi. Posso metterci una funzione, uno switch, cambiare il valore che mi arriva, è tutto basato su messaggi, cioè mi arriva un messaggio, lo elaboro con una certa catena, ok? Quasi come fosse una lambda, se volete. E eseguo delle azioni, ok? Mi affronto di un messaggio o delle operazioni. In questo caso qua il messaggio mi arriva dal canale di MQTT. Lo apro, adesso qua io posso andare a modificarlo, era preconfigurato, qui c'è la mia macchina, il client ID si chiama Node perché si chiama Node-RED, ok? Dal punto di vista sicurezza, utente password, potrei anche andare a utilizzare l'SSL e altre cose di questo genere, ok? Anche lui ha la possibilità di mettere il will nel caso di... Cioè, questo qui è anche un birth message, cioè viene mandato un messaggio alla connessione, alla disconnessione, che sono due caratteristiche solamente sue, e puoi utilizzare il will and testnet che vi ho fatto vedere prima. Allora, qui mi collego, ok, il topic, intanto voglio vedere status, ok? Voglio vedere status. Bene, allora qua lo chiamo status, ok, perché devo dare, così gli do anche un nome, perché è importante che abbia un nome, ok, il mio dispositivo. Dopodiché cosa faccio? Intanto ci metto un nodo di debug. Il nodo di debug cosa fa? Non fa altro che farmi vedere sulla schermatina di debug una specie di piccola console. Vado in deploy, ok, vado in deploy e lui qua comincia a farmi vedere status online. Me lo fa vedere una volta sola perché ovviamente di qua lui ha pubblicato solamente una volta sola. Se io mi disconnetto, qua dovrei vedere offline. Vedete che il meccanismo è già in piedi? Ok, qua lo mettiamo online, che è molto interessante, così lo vediamo, e dovremmo vederlo andare online tra poco. Ok? Quindi nel frattempo, vedete, ecco, è andato online. Tolgo questo messaggio di debug, ok, e qui a me arriva un messaggio, cioè status online, per esempio, no? Cosa potrei fare con questo messaggio? Con questo messaggio potrei fare tante cose, cioè quando è online potrei mandarmi una notifica, e qua ci sono delle notifiche, posso andare a effettuare delle operazioni, convertirlo, vedete ci sono tante piccole cose che si possono fare qua, ma la cosa interessante è, se voi andate in alto a destra, fate Manage Palette, ok, nella paletta potete andare a installare una serie di altri plugin. Per esempio, se io voglio andare a cercare AWS, scusate, Amazon dovrebbe esserci. Non c'è. Ah, scusate, perché sono quelli da installare. Amazon, ok. Io vado a prendermi Amazon Echo. Andare a pubblicare i dati su un S3, per esempio, potrei andare a salvare i file direttamente, questa cosa direttamente su un bouquet di S3, che non è niente male come operazione, per esempio. Però io qua ho una piccola dashboard integrata che adesso vi faccio vedere perché è carina da vedere. E faccio così, metto un nodo testo,
visto che è un testo. Qua lo vado a chiamare, si possono raggruppare, io adesso non utilizzo nessun raggruppamento, e qua scrivo, si chiama status, ok? E il payload che mi arriva è payload.status, ok? Perché lui vi manda un messaggio, il messaggio ha un payload, il payload è la proprietà del messaggio, il payload del messaggio è quello che io ho pubblicato, ok? Lo chiamiamo status. Label. Così. Done. Ogni volta che io faccio delle modifiche al flusso, ok? Qua io devo andare a pubblicare. Bene. Noi poi qua possiamo andare a, ad aprire la dashboard, ok? Questo qui è una piccola dashboardina, vedete, è un plugin anche la dashboard, e la apro, ok? La apro in un... Allora, qui la dashboard è la componente voi, come potete vedere, vedete c'è label status che ho messo qua, me lo highlighta anche, posso fare diverse tab, questo non fa altro, non serve altro che per visualizzare i dati. Se io vado qua, vedete, sull'elemento di default ho status, però status non mi sta facendo vedere niente. Ok, quindi andiamo a vedere che cosa ho scritto. Allora, scusate, qua autodetect topic status, status era corretto. Autodetect string to buffer, no, ecco qua avevo sbagliato, output è parse to JSON, cioè io posso, può essere un buffer, autodetect string or buffer, oppure un JSON. Io qua sto trasmettendo JSON e qua dovrebbe, infatti vedete, sistemato, è online. Ok? In mezzo io potrei anche andare a mettere una funzione in mezzo a questi due qua. Cioè, che cos'è che mi potrei mettere? Potrei mettere che potrei andare ad aggiungere dati, aggiungere degli offset, o accendere e spegnere qualcosa in base anche a un valore, in questo caso non è un valore, quindi non ci interessa farlo. Metto un altro MQTT in, ok? In questo caso qua, questo MQTT in che mi interessa sono i dati, ok? Data. Andiamo a riprenderci in mano i sorgenti di prima, vedete io li sto pubblicando in data e mi arrivano questi dati qua. Bene, allora, me lo prendo sempre da qua, poi io lo chiamo data, e adesso qua cominciano ad arrivare i dati, ok? I dati del mio dispositivo. Sempre da qua, qua invece lo facciamo, mettiamo un bel gauge, ok? Il gauge a cosa mi serve? Il gauge mi serve per, ok? Per farlo, per visualizzarlo. Qui non è value, ma dovrebbe essere msg.payload.temp, per esempio, va bene? Lo facciamo di tipo gauge, lo pubblichiamo e vediamo cosa viene fuori. Vedete, è venuto fuori un bel gauge, è a zero, vuol dire che non sta leggendo nulla, ok? Il mio status è offline. Posso anche andare a invertirli e a deployare, vedete questo serve un po' quello che vi ho fatto vedere prima, non l'ha spostato però. Scusate, ho fatto una sfilata. Ok, adesso status è andato sopra e ho il mio gauge. Ok, il mio gauge adesso non mi sta facendo vedere. Okay. Devo aver sbagliato un'altra volta, infatti dovrebbe essere JSON. Ok, vediamo se adesso... Eccolo qua, ok? Mi sta facendo vedere il mio gauge, che però è rosso, perché? Perché gli ho detto che è possibile dargli un gradiente. Qua gli mettiamo temperatura 50 gradi, ok? 50 gradi, lo chiamiamo temperatura, ok? E qua il value format, le unità di misura sono gradi centigradi, ok? Gradi, don, applico, ok? E qua, vedete, ho il mio gauge con la mia lancetta. Se non fossi contento della lancetta, qua è possibile anche andarci a divertire un pochino, tipo con un level, ok? Che è anche un pochino più, vedete, carino da vedere, con la quinta che si muove, anche se con la temperatura forse non è proprio il caso. Allora vediamo compost che cos'è. Non è neanche questo granché, ovviamente per questo sistema qua, e potrebbe essere questo. Vabbè, gli lasciamo, vediamo se è possibile fare un to fixed. Ok, qua è per
arrotondarlo un pochettino, vedete, ecco, adesso è già meglio, ok? Quindi qua posso metterci delle espressioni che mi danno la possibilità di andare a modificarlo, va bene? Lascio libero perché mi piaceva di più. Posso prendere un altro gauge, ok? Qua mi copio questo, che tanto è più o meno uguale. Vado a sparare il dato in questo altro gauge, ok? E qua, in questo caso qua, invece è in percentuale e il valore che vado a prendere qua è umidità. L'umidità invece qua è fino a 100, ok? 100%, andiamo a guardare cosa viene fuori. No, non mi piace, li mettiamo sempre a livello di prima, deployiamo ed ecco qua. Che tra l'altro me l'ho anche renderizzato malissimo, cosa ho sbagliato, ecco qua, ok. Ho caricato male la pagina. Si chiamano entrambi gauge, non è bello, allora qua gli mettiamo un name temperatura, ok, e anche qua gli mettiamo gauge, si chiama umidità, eccolo qua, umidità, eccolo, temperatura, umidità. Adesso quando passo da uno all'altro qua Brave sballa, però vedete, in 5 secondi ho ottenuto umidità e temperatura, li posso vedere anche online. Insieme a questi è possibile avere anche controlli, notifiche. Per esempio, una cosa interessante potrebbe essere, per esempio, border, timeout, 3 secondi, top right, questo qua, topic message, potrebbe essere dispositivo, vabbè, chiamiamolo così. Ok, quando mi collego vedete object object, no buono, perché ok, scusatemi, ok, qua status label, vado a prendere questo, dovrebbe essere questo qua che mi piace, no, vai, ok, object object ancora, sto sbagliando qualcosa, c'è un process session. Scusate, mi metto a posto, assetto checking. Ok, il timeout di questo, no, il nome è notifica status. Ok, border optional, properties sono queste. Ah, description, si può stare show label, non mi interessa, vediamo. Non me lo accetta. È carino perché collegandolo molto semplicemente posso andare a, forse lo accetta così, no, sempre object object, bisognerà guardare, leggere manuale per una volta, accept html, che è possibile anche, ah, eccolo qua, forse stato dispositivo, facciamo una cosa semplificata, ok, qua lo ricarico, va bene, lo vado a prendermi questo qua, che adesso quando io lo fermo, vedete, stato dispositivo è andato offline, lo faccio ripartire e mi dà un messaggino, quindi posso crearmi anche delle piccole notifiche, scusate, sottigliezza, era una carineria, per farvela vedere. Ok, a questo punto, umidità e temperatura, questo è Node-RED, ok? È molto, molto carino, lo vedete senza password, in realtà ha un'installazione locale, io ho fatto per fare una cosa veloce, ma è possibile anche andare a modificarlo mettendo delle password, delle credenziali un pochino più robuste di quello che ho fatto, di quanto io abbia fatto fino adesso. Ok, adesso vi faccio vedere l'ultima parte che secondo me è molto interessante. Anche di questo io vi fornirò tutti quanti i sorgenti e la procedura per installarvelo. Qua poi voi potete andare anche a installare una serie di altri piccoli elementi. Adesso qua, questo qua non è collegato quindi non ve lo fa vedere, però è possibile usare degli controlli, testi, una form, un input e poi passarli, perché ricordatevi che questo qui è un client MQTT, quindi voi metterete un pulsante, poi metterete un MQTT out e andrete a pubblicare in qualcosa che magari il dispositivo si è, al quale si è, il dispositivo
che io intendo essere il vostro Raspberry, no? Qui. Se io avessi, mi fossi sottoscritto ai comandi, da pannello avrei potuto mandargli un comando, ok? Quindi da qua, fatemi vedere un attimo, UI control, vediamo, connect lost, change tab, event on, mi sa che ho sbagliato, vediamo se c'è il button, eccolo qua. Button, background, call, payload. Payload lo chiamiamo command. Vediamo se riusciamo a fare una cosa carina, ok? E andiamo a vedere se riusciamo a pubblicarlo. Questa cosa è una cosa che non ho provato, quindi vi avverto che potrebbe venire fuori tutto. Rovigo il topic command, ok? QS1 retain true, ok? Done track. E di qua mi trovo il mio bottone, che però bottone lo chiamiamo comando, mando, ok? Bene, adesso che abbiamo il nostro comandino di qua, ok, andiamo a aprire di qua, qui subscribe, subscribe, andiamo a prendere, scusate, andiamo a prendere l'MQTT qua, ok. Non, okay. Lo copio fatto così è più quello che da fare. Vediamo se riusciamo a fare questa cosa qui. Lo chiamiamo command. E qua è alt. Scusate. Ok, messaggio ricevuto, ok, ricevuto, e qua potrei eseguire uno switch di un comando qualsiasi. Vediamo qua se riusciamo a fare questa cosa al volo. Adesso lui dovrebbe tornare online. Avviamo questo e tac, vediamo cosa è successo. Ok, buffer, ok, ho ricevuto un buffer. L'ho ricevuto un buffer perché ho sbagliato, ok, perché qua dovrei fare to string, se non ricordo male, perché quello che io ricevo sempre come messaggio all'interno del client MQTT è un buffer, ok, che è la sua estrazione. Dopodiché, se, vediamo qua così, questo così, ok, stato, tac, command, vedete? Tum, 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 tum. Se io qua avessi collegato per esempio un dispositivo con un relè, potrei, in base alla logica sulla temperatura, per esempio, troviamo che qua ho chiamato comando, sulla temperatura potrei andare a dirgli accendi la caldaia, spegni la caldaia, per esempio. Che è una cosa che viene abbastanza semplice e abbastanza gratis. Una cosa che vi faccio vedere in fretta, perché ormai sono quasi le 10 e volevo lasciarvi un paio di minuti per fare qualche domanda, e vi volevo far vedere una cosa, a cosa si può prestare anche qua su. Dovrei poterlo chiudere, cazzo, no? Ok. Che è questo. Ok. Qui io ho fatto una piccola applicazione Angular. Questa è la cosa, diciamo, interessante. Cioè, perché MQTT è molto bello per il JavaScript in generale, non solo lato server con Node che vi ho fatto vedere, ma anche per visualizzare i dati su un browser. Perché? Perché MQTT ha, nel via del tutto naturale, un incapsulamento WebSocket. Quindi vuol dire che posso comunicare direttamente con un browser. Se noi qua guardiamo, io non so quante dimestichezze abbiate con Angular, però molto semplicemente vado a caricare il modulo, ok? Qua le credenziali sono embeddate, però potete mettere un po' l'autenticazione che volete. Poi qui vado a sottoscrivermi i due messaggini che avete visto prima. E poi li vado a confezionare, vado a visualizzarli con un po' di abbellimento, se vogliamo, no? Vi faccio vedere cosa viene fuori. Quello che viene fuori è questo.
Status online, temperatura 28 gradi, 78 di percentuale di umidità, e l'ho convertito all'ora legale. Vedete che l'ora legale qua è completamente sballata, perché il dispositivo Raspberry, vi ricordo, non ha l'ora e dovrebbe tirarsela su quando va su internet. Secondo me c'è qualcosa di sbagliato sulla configurazione dell'orologio. Ecco, quindi vedete che io posso farmi un'applicazione cina molto semplice e posso andare a integrarmelo con il mio framework JavaScript che mi piace di più, perché la libreria gira praticamente dappertutto. Potrei anche fare un'applicazione Ionic, per esempio, e andare a comunicare con MQTT. Potrei andare a farmela in React, React Native, e utilizzare sempre la libreria MQTT per andare a visualizzarmi i dati e andare a controllarli, fare esattamente quello che abbiamo visto che abbiamo fatto con Node.js. Scusate, Node-RED. E questo è un aspetto estremamente centrale nello sviluppo web, perché avendo tutto quanto incapsulato via MQTT, voi non avete neanche la necessità, come si faceva una volta, di andare a ricaricare in continuazione la pagina e fare polling. Qua automaticamente avete il messaggio che arriva in tempo reale, perché se guardate qua, io semplicemente sono collegato con due observable al topic status e al topic data, e automaticamente mi arriva l'aggiornamento. Non ho toccato niente, è in data binding, quindi da questo punto di vista è estremamente, estremamente utile. Ok? Faccio un ultimo excursus su quello che ci stavamo dicendo prima, su MQTT abbiamo terminato, su che piattaforme per lo studio, se volete, o approfondimenti che potremmo fare in una battuta successiva, se volete, se vi è interessato l'argomento. Ci sono delle soluzioni all in one, cioè delle soluzioni in cui io vado a installare anche con una macchina Docker un pannello tipo quello che vi ho fatto vedere di Node-RED. Node-RED è molto semplice, però è limitato da un certo punto di vista. Ci sono dispositivi molto più complessi che riescono a fare cose anche storage di dati. Per esempio, Node-RED non li registra i dati. Potete registrarli, perché lui può, come vi ho fatto vedere, pubblicare per esempio su S3, perché ha il connettore per l'S3, oppure su Dynamo, per utilizzare sempre qualcosa di Amazon. È abbastanza semplice da utilizzare, però ovviamente dovete fare il connettore. Questo qua è tutto integrato, anche i sistemi di archiviazione. Può mettersi su Postgres, può mettersi su Cassandra, può metterli in vari punti, e ovviamente ha una UI molto più, a parte accattivante, anche più configurabile. Assomiglia di più a quello che è uno Scala, quindi potete fare livelli, potete mettere torte, diagrammi navigabili, perché per esempio i diagrammi che ci sono all'interno di Node-RED non sono così navigabili. Ecco, queste sono soluzioni all-in-one, questa è una di quelle, non c'è solo questa, ce ne sono anche diverse altre. Un'altra soluzione, invece, se avete voglia di spendere qualche soldo, perché non è gratuita, credo che abbia un tier gratuito, ma non so se sia da più di 10 mesi o se vada avanti anche di più, è quello di Amazon IoT Core. Amazon IoT Core è perfettamente compatibile con MQTT, quindi io avrei potuto prendere l'SDK di Amazon, installarlo su Raspberry e pubblicare umidità e temperatura direttamente da là. Cos'è il bello di Amazon? Quello di bello di Amazon è che ha tutto un sistema di regole anche, cioè lui sul topic mettersi in ascolto su un valore e in base a determinate regole prendere quel dato e salvarlo, mandare un messaggio e collegarsi a tutto quello che è l'infrastruttura Amazon, quindi dall'SNS quello per mandare via le email, a quello per codare eventualmente i messaggi, a un sistema di processing o anche al suo salvataggio, a tutto quanto, ed è tutto quanto integrato. La cosa bella e non bella è che loro non hanno implementato il protocollo MQTT nella sua complessità, nel senso che per esempio loro arrivano al QoS 1, però non hanno implementato tutto il sistema di retention. La retention non esiste per loro. Perché? Perché hanno dietro una entità software che si chiama dispositivo Shadow, okay, che fa le veci di questo retain. Non è altro che un componente JSON che viene aggiornato con i dati che l'utente vorrebbe e che consente poi, magari ne parliamo più in dettaglio in un altro momento, consente anche di, se il dispositivo è online, di comunicare con il dispositivo. Perché? Perché così io posso andare a modificare tutto quanto lo stato del dispositivo, e quando quel dispositivo torna online, i due stati si risincronizzano e il dispositivo esegue i comandi che gli ho dato quando lui era offline.
Oltre a Raspberry o un dispositivo che carica semplicemente un dato, sono possibili anche altri tipi di approcci. Uno dei approcci è l'approccio di balena, balenaio, che nonostante il nome molto divertente, è anche estremamente interessante. È costruito per gestire flotte, quindi dispositivi basati soprattutto su Arma, perché è basato su una microdistribuzione di Otto Linux che sopra ha un sistema Docker. È molto interessante perché qui il vostro sistema IoT può essere aggiornato in tempo reale con delle macchine Docker su quali c'è il vostro applicativo. E quindi il deploy anche su enormi scale di dispositivi è molto semplice. Poi dal loro pannello è possibile andare in maniera sempre sicura ad aggiornare il firmware e a controllarlo in maniera completamente remota. Questo è estremamente interessante, ma è un approccio, diciamo, diverso da quello che è quello che vi ho fatto vedere stasera, o quello che è la soluzione custom, o quello che è la soluzione Amazon da certi punti di vista. È una soluzione, ovviamente, non c'è solamente la loro, ce ne sono anche altre. Ce n'è una di Eurotech anche, che è un'azienda italiana, basata su un'altra tecnologia. Ma sono sempre, sono, però è un tipo di approccio di gestione della flotta. Ce l'ha anche quello di Amazon, però è la sua parte IoT Core, sulla parte IoT Core è leggermente differente, appunto perché anche l'MQTT non è orientato al salvataggio del dato e alla comunicazione in tempo reale, invece questo qui è ambientato alla struttura. Okay? Poi, ecco, qui c'è un capitolo che io vi avevo detto che avrei affrontato, ma siamo un po' lunghi e lo affronteremo magari un'altra sera. L'unica cosa che volevo lasciarvi come informazione è che ricordatevi che quando andate a esplorare i dati dei sensori o comunque dell'IoT, spesso e volentieri si possono semplificare utilizzando uno schema di serie di tempi. Una serie di tempo è semplicemente un'etichetta, una chiave che rappresenta il mio valore, il valore di questo elemento e il momento in cui mi è arrivato. Con questa terna io riesco a ricostruire una serie di punti, grafici e altre cose e a effettuare il processing. Ci sono dei database che sono fatti apposta come l'InfluxDB per fare questo tipo di processing. È molto importante ricordarsi che se sono serie di tempi, se sono serie di fatto serie numeriche, è necessario che il database abbia anche una serie di strumenti per poter rielaborare, fare somme, fare medie, cose di questo genere, percentili, deviazioni standard. E non tutti i database sono adatti per farlo, ci sono database specializzati per questo, però è un argomento a parte. Hardware, qua vi faccio un piccolo excursus sull'hardware che potreste utilizzare per i vostri progetti. Allora, c'è una parte low cost, veramente veramente low cost, che si parte dall'Arduino Uno, non so se qualcuno l'abbia mai utilizzato, l'Arduino Uno lo programmate in CPU ed è un processore ad 8 bit. Se non ricordo male dovrebbe avere 2048 byte di RAM, ok? Quindi una cosa veramente striminzita. Non ha sistema operativo, non ha niente. Ve lo programmate voi come volete voi e per fare multiprocessing dovete cominciare a lavorare con delle strutture che vengono chiamate interrupt, cioè il processore sta lavorando a una procedura, arriva un richiamo e segue un'altra procedura ancora, esce, esegue la procedura, rientra dove era. È un sistema di programmazione interessante, però ovviamente per uno che arriva da web development è molto più interessante Raspberry, perché come vedete in 5 minuti si fanno le cose. Ovviamente è più costoso perché un Arduino è capace di costare qualche euro come materiale, invece un Raspberry sapete bene che costa di più, anche se c'è un piccolo trucchetto che dopo vi dico. Ce n'è uno ancora più piccolo che è un derivato di Arduino, che è un processore ancora più piccolo, dovrebbe avere 512 byte di RAM, questo è veramente una cosa microscopica. Vedete anche molto bellino perché è talmente costruito al risparmio che la USB è costruita con lo stesso PCB del dispositivo. È microscopico, potreste farvi anche un wearable con questo. Come I/O agli analogici digitali, la possibilità di comunicare ha anche il TVM, se non ricordo male, forse il DC non ce l'ha, potrei averlo sbagliato, però dei digitali riprogrammabili anche, possibilità di fare anche del TVM, veramente molto interessante questa qua. Ah, ma c'è anche un analog rewrite, quindi c'è qualcosina ce l'ha, però è veramente striminzito, potete fare veramente degli automatismi molto manual, esattamente, ci sto arrivando. Voilà!
accontentato. Allora, come giustamente Manuel diceva, ci sono dei dispositivi middle, diciamo, che hanno un costo, diciamo, medio, cioè entro la decina di euro, ok? Non tutti questi, perché ovviamente quando cominciano ad avere la scatolina cominciano a essere più costosi. C'è l'8266 e l'SP32, poi ne è venuto fuori un altro nuovo, di cui non ricordo il nome. Comunque questo qui viene chiamato anche Node MCU, cioè è un microcontrollore che ha un pochino più di RAM, ovviamente dell'Arduino, perché questo qui ha 4 MB di RAM, quindi potete cominciare a farci MQTT anche in SSL. Ci sono dei tool online per creargli il pacchetto giusto per fargli contenere solamente quello che gli serve, perché ovviamente di flash ha poco o niente, quindi dovete programmare, dovete limare esattamente quello che vi interessa, e poi avete un elevato numero di I/O. Il sensore che vi ho fatto vedere questa sera è collegabile anche a questo, quindi avrei potuto prendere questo qua, potrei alimentarlo con la sua USB, e lui si collegava al wifi, perché il suo posto di comunicazione è wifi questo, e cominciava a spedire i suoi dati. Il vantaggio di una soluzione come questa è che, a parte il costo, perché questo qui con qualche euro lo trovate, credo che su AliExpress il Node MCU venga intorno all'€80, ok? Finito. Quindi tutta la schedina che vedete, con tutti i layout che ha, il suo sensorino, e poi lo potete alimentare tranquillamente con un caricabatterie da cellulare, quindi con un power bank, mandarlo in modalità, c'è cioè una modalità che si chiama low energy, ok? In maniera tale che quella batteria che lui carichi solamente quando ci sono delle variazioni importanti, magari la temperatura cambia per esempio di mezzo grado, allora lui si accende, carica il dato e si spegne. Perché è interessante? Perché mentre lo Raspberry poi è capace di consumare un watt o più durante la giornata, questo qui è capace di stare acceso settimane o mesi con poca energia. E questo è interessante. Se volete qualcosina di più, un pochino più complesso con i display, c'è un altro prodotto che si chiama M5 Stack. Ok? Anche lui ha a bordo il wifi, quindi potete collegarlo alla rete di casa tramite wifi. Quello un pochino più complesso, vedete, ha anche 3 bottoni. Potreste fare, per esempio, un termostato, una sveglia o qualcosa di questo genere, o anche ricevere le notifiche o fare un ripetitore delle notifiche direttamente sulla scrivania. Potrebbe essere interessante. Si possono fare svariate, in internet trovate veramente di tutto. Ovviamente questo tipo di dispositivo costa un pochettino di più, perché avete il packaging, avete il display, e questo lo venite a pagare mi pare una. Questo costa sui 15 euro. Questo qui penso che ve ne venga quasi una trentina. Sempre mid cost, però queste qui sono per ragazzi che hanno tanta voglia di fare, secondo me. Questo qui è l'Arduino 2 e questo qua è un STM32. Sono processori a 32 bit ARM, sono ARM a basso costo e anche bassa capacità, perché dispositivi di questo genere arrivano al massimo avere 256 K di RAM. Non ci fate girare un granché, però riuscite a fare il real time vero con questi dispositivi qua, perché hanno anche un DSP integrato. Quindi potete fare veramente cose molto interessanti con questo, anche automatismi particolarmente efficienti ed elevati, come potete fare anche con altri. Hanno il vantaggio di essere ARM, di essere dagli M0 agli M4 sono disponibili. Anche questi qua hanno un costo relativamente basso. Perché vi ho detto che se avete voglia tanto di approfondire, perché questi qua portano con sé una serie di framework, per esempio quello della Mbed, molto complessi, che mettono a disposizione una serie di strumenti per fare conversione analogico-digitale, misure di segnale e altro, che sono un pochino più complessi che misura della temperatura. Ecco. Qui dovete avere anche conoscenze un pochino più approfondite, sia della C e C++, sia della programmazione concorrente. E qua veramente su questi tipi di dispositivi qua sono dispositivi che vi potrebbero anche proiettare a fare i firmwareisti, perché di fatto questi qui sono demo board, vengono utilizzate per fare delle demo. Okay? L'Arduino 2 meno, ma questo qua invece sì, la Nucleo è una demo board della ST. E sono processori a 32 bit, quindi hanno tutto quello che serve
per fare le cose in una certa maniera. Hanno anche il loro programmatore. Poi vedete, questo qui è proprio per fare prototipi. Se vedete qua, il programmatore è possibile spezzarlo e rimanere solamente con una scheda meno voluminosa, a discapito però di perdere il programmatore per fare dei prototipi, per esempio. Invece quelli ad alto costo sono, come vi ho fatto vedere, i Raspberry. Raspberry, voi dite, mi misuro la temperatura e l'umidità in casa con un Raspberry da 50 euro? La risposta è, insomma, sarebbe il caso di fare un dispositivo Edge con il Raspberry. Io invece vi consiglio, se volete fare una cosa intermedia, di utilizzare il Raspberry Pi V. Ok? Scusate, Raspberry 0, Raspberry Pi 0, V o VH, adesso ce ne sono due versioni in cui credo che il VH abbia anche il Bluetooth oltre ad avere il Wi-Fi. Se guardate, è un Raspberry molto semplice, ha mezzo giga di RAM e un core, è meno potente, quindi di fatto è un Raspberry Pi 1, ha la vostra SD card, ha tutto miniaturizzato, compresa l'HDMI, perché è un micro HDMI. La cosa bella è che è estremamente poco costoso, perché avendo solamente il Wi-Fi, avendo risparmiato sulla componentistica, questo lo trovate una decina di euro, tra i 10 e i 15 euro. Quindi potete avere una macchina Linux con tutti i vantaggi che ci sono, con il suo pettine anche di comunicazione per collegarci relay dei dispositivi, e potete tranquillamente trovarlo. Scusate, averlo a un prezzo abbastanza modico. Un'altra scheda che non ho nominato perché è un po' di nicchia, sono schede tipo la BeagleBone, per esempio, in cui avete un processore centrale in cui potete installare un Linux e poi una serie di piccoli microprocessori satelliti che servono per fare l'elaborazione in tempo reale. Okay? Per questo, perché ovviamente non potete fare movimentazione assi con una macchina Linux. Cioè, ci sono i moduli del kernel che danno la possibilità di modificarlo per avere un kernel di tipo preemptive e poter gestire questo tipo di segnali, però è decisamente sconsigliato, perché chi vuole fare movimentazioni assi di solito lo fa con dispositivi molto veloci che fanno questo di professione, ok? Quindi, sono solo casi particolari in cui si utilizzano le macchine di Linux. Io qua ringrazio il GRUSP per averci dato il canale di Zoom. Questi sono qui i recapiti degli organizzatori. Il primo sono io, il secondo è Alessandro Vianello. Ecco tutti i recapiti. Io pubblicheremo sul sito del PUG la registrazione e i sorgenti di quello che vi ho fatto vedere. Se vi è piaciuto, ci potete contattare, ci potete fare domande, ci trovate sul canale del GRUSP e potremo anche fare qualcos'altro e vedere qualcosa di più approfondito, magari con Things Board, magari con l'AWS, per esempio, potrebbe essere interessante da vedere in funzione, anche per capirne i costi. Ok, vi ricordo che tra